l'invidia, l'invidia delle pene, che è diverso. È un concetto, è l'invidia delle pene. Io lo chiamerei un erotismo coscienziale. È l'invidia delle pene. E l'immedesimazione mondi, ma uno dice superbo! Chi crede di essere? Tutti! Chi crede di essere? Tutti! Non posso essere un attore, perché mentre io sto recitando sta succedendo qualcosa fuori di me e fuori da me. Non posso essere solo un medico, tutto il giorno fare il medico e alla fine della giornata dire sono a posto. Devo immedesimarmi in tutti, devo contemporaneamente essere un uomo cittadino attorno ai cittadini, proprio dei cittadini. I cittadini non esistono, non esistono neanche gli uomini, è l'essere il primo che deve esistere, è l'essere, che non c'entra niente col padre, il figlio, non ci assomigliava agli occhi del padre, le mani della madre, ma era identico allo Spirito Santo. Il concetto suo di un oltre, l'immedesimazione ai mondi, vuole dire questo: le previsioni delle possibilità, me, te o chissà chi. Questo è il concetto, e non è essere superiore a un altro, è essere superiore al poco, al mi basta, al mi basta. Cosa diceva Sebastian, questo grande filosofo? Sebastian diceva non morire, spostati. Sebastian, eccolo dove lavorava di grandissima profondità e dove capiva, questo diceva Sebastian. E devi giocare di anticipo. Ho detto qualcosa che non voglio? Non si capita. Allora è il gioco d'anticipo, quasi un anticipo atavico, i festival, tardi, Bauman, Cacciari, Enzo Bianchi, tardi, perché è tardi, nelle scuole, nei licei, tardi, è troppo tardi per raccontare questo. Dici, negli asili, bene, negli asili, ho fatto un incontro in un asilo, tardi anche all'asilo, è tardi. Hanno già sollecitazioni X. Io voglio andare nelle maternità. Tardi! È durante il rapporto che io vorrei raccontare. Vorrei raccontare la vastità, non comprende l'outing del personaggio famoso, la battuta idiota di qualcuno, potrei essere io che dice faccio outing, cioè dico che sono malato e mi compro anche una giacca a meno, non è quello. Allora, il problema è questo, outing, noi personaggi, io non sono nessuno o poco meno, ma c'è chi più grosso e dice io ho avuto un tumore e tutti ad applaudire la sua sfortuna pubblica, io sto cercando con profondità qualcuno che non abbia niente e che dica sono venuto a parlare di dolore, sono venuto, e succede, è successo, sta succedendo anche in questi posti, grazie al Festival della Filosofia, ma voglio dire, è possibile, non dico sperare non me lo fa neanche dire mai, dice la speranza è l'ultima a morire, voglio sapere che prima rinasce, non mi interessa, l'ultima a morire lo vedo tutti i giorni, è l'instantman quello che mi interessa, l'instantman, quello che è al posto del momento, dice mi sono trasformato in un istante, in cosa? No, in cosa? E qui l'errore, mi sono trasformato in un istante, sono diventato un istante. Distanza, di apposta distanza, è fatta la lontananza, è fatta distanti, è fatta la lontananza. Per quanto mi riguarda, dice, ma per quanto ancora mi riguarda il dolore? Poi arriverà, mi sta guardando, dice, ma per quanto mi riguarda? Il grande problema è che se non si è coinvolti non si pensa, allora sono addolorato dal concetto che per poter pensare a una donna, a una violenza sulle donne debba avere una figlia femmina o essere una donna, sono addolorato. La vastità è questa, è un lavoro estremo, è handicappato. Chiunque di noi davanti a quella reazione, e qua è importantissimo il rapporto tempo, che uno dice allora, però è importantissimo, davanti al oddio,
è toccata a lui, no, non è toccata a me, poverino, poveretto, oddio, pianto, dolore, ok, in quanto me la risolvi questo operatore, in quanto me la risolvi, 5 minuti, pulisci un po', piensi, ti preoccupi, poi ti metti, non puoi continuare, invece il problema è che passiamo anni, anni, a dire poverino, a dire oddio, è toccata a me, se non capita a me, allora è una questione di prevenzione mentale. Devi cominciare a lavorare, a superare quei 3 minuti. Il problema della vastità è quando si parla di uomo solo o solo uomo. Io non sono preoccupato per l'uomo solo. Troverà e io lo aiuterò. È quello che è solo uomo, soltanto uomo. È quello che soltanto, è quello che è umano. Io sono preoccupato per il lato umano. Per il lato umano, io non sono preoccupato per... uno dice la medicina deve essere più umana, e poi dice ma no, no, umani abbiamo visto, e questo qui è il risultato umano, ok, la guerra umano, lo stupro umano. Io chiederei il sovrumano per un po' unità di misura. Allora uno dice, ecco perché uno deve diventare altri costantemente, indovinatore di oltre. L'indovinatore di oltre, c'è un daimon che dice vocazione, carattere, l'attitudine est, una specie di geografia interiore. Noi non siamo scrittori, io non sono scrittore, sono scritturato. Io non sono un autore, sono un autorizzato. Non sono il proprietario di... C'è qualche cosa nel concetto di vastità, mi sono accorto, c'è un'antenna, c'è una frequenza che chiama, e tu, la tua forza al massimo è il captare. Anche quando fai arte, chi fa arte o chi comincia a fare arte, capta, traduce, ma deve assolutamente ascoltare. È una questione di frequenza, noi confondiamo la frequenza col frequentare. Non si frequenta, bisogna ascoltare le frequenze. Arte, immaginazione, raptus, la pianta di raptus. Sentire attraverso, ma attraverso me, le figure che facciamo, l'arte e le figure che facciamo, ahimè, quando si dice ahimè, sfortunatamente ahimè, è una delle parole più belle, tranquillo, ahimè, 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 l'arte dice questo, ahimè, fidati, senza fidarti, ma fidati. Il pittore che dipinge dentro alle linee della mano, dentro c'è lavoro, arte, morte, ma intanto impugna. È un lavoro di stringere e di allargare, il genio è di tutti, il problema è che è dormiente, è una questione anche di magia, ma non finalizzata, non è, è un'alchimia, ma che non deve essere finalizzata a un risultato. Meno calcolo strategico, più meccaniche celesti, meno principi azzurri, il concetto di meccaniche celesti e principi azzurri, meno i magnifici sette, i tre carini, i due così così, l'orrendo, meno, dice ma cosa c'entra questo col filo, con la filosofia, col pensiero, con l'antropologia, c'entra moltissimo, sono fenomeni di distrazione di massa potentissimi. C'è un tema culturale, se qualcuno violenta qualcun altro è perseguibile, se qualcuno violenta qualcun altro merita una reazione, e se qualcuno stupra il concetto di cultura, le metastasi culturali, i tumori intellettuali, quando qualcuno li ha già, con quale tacchio hai a vedere, con quale possibilità di scannerizzazione puoi arrivare a vedere? Dice, ma tu non ti interessare, tu fai l'attore, lascia stare, il concetto di vastità è questo, in questo momento, mentre io sto parlando, mentre prima Enzo Bianchi parlava, mentre ci sono televisioni, c'è un giornalista magari, mentre parlava Enzo Bianchi, un giornalista ha chiesto al padre di morto cosa prova in questo momento. E uno dice, ma te frega, te ne sei al festival di filosofia? No, no, sta succedendo qualcosa contemporaneamente, sta succedendo qualche cosa. Dice, allora uno riesce a poter spostare nel concetto di vastità, è anche una questione etica e poetica. Avvenire non deriva da avvenente, ma avvenire, io devo avvenire, meno ragione, meno strade maestrate.
la terza via, non è né caso né scelta questa vastità, non è né caso né scelta questa vastità, no, assolutamente non lo è, nella maniera più assoluta, è qualcosa di oltre, è l'incommensurabile, è l'invisibile, l'inaudito, è lasciar fare qualche cosa che io non voglio assolutamente definire, ma dice, ma dimostrano, una delle più grosse malattie in questo momento è la dimostrabilità, ci chiedono la dimostrabilità, non c'è dimostrabilità per certa incommensurabilità. E allora, come se fosse un nome, Tranciare di Netto, o di Netto Tranciare, Tranciare di Netto, con il concetto di tutto quello che è pratica, e cercare l'improbabile, l'abile, l'inabile, le norme, non le regole, non solo le regole, non possiamo sempre gestire, amministrare le fortune, i poteri, più che altro i poteri, non le potenze, non possiamo le norme, dobbiamo cercare le norme, cioè il devastante. Dice, ma un uomo deve essere capace. Cosa vuol dire capace? Capace, cosa vuol dire capace? Capace, dice, vuol dire saper fare, no, un baule è capace, cosa sa fare? Non sa fare niente, capace vuol dire saper contenere di più. È difficile, è complesso, diverso è complesso e difficile. Difficile, diciamo, è faticoso e basta. Complesso riguarda una vastità maggiore. E poi suona anche, che è un concetto mio personale, di piacevolezza. I concetti aerei sembrano aerei, indimostrabili, volatili. I concetti aerei, come morte, vita, di cui si parla nei festival di filosofia, si parla negli ospedali quando tocca, è una questione anche tattile, tocca a me, è una questione di sensibilità. Il tema è, questi concetti aerei non atterreranno mai se le piste sono corte. Noi abbiamo delle piste corte. La torre di controllo dice, sta arrivando un concetto di pena. Quindi stiamo parlando di carceri, stiamo parlando di dannazione, stiamo parlando di spazi, stiamo parlando di claustrofobie, stiamo parlando di vendetta, stiamo parlando di colpa. Sta arrivando questo concetto. Abbiamo 25 metri di pista, 25 metri preparati, lavorati adeguatamente da chi ci ha detto che la fortuna e la sfortuna sono fatte in questo modo, fidatevi, non abbiate paura, siate sicuri che la sicurezza... No, noi dobbiamo scoprire la insicurezza totale e dobbiamo vedere quello che non si vede, cominciare ad ampliare degli spazi per poter far atterrare dei velivoli di dimensioni immense, per poter far dire, per esempio, alla madre di un ragazzo picchiato dentro un carcere, come mai, di cosa è fatto quel come mai? È fatto di quell'allargamento, devi aprire le tue piste sul concetto della pena, sul concetto della vendetta, sul concetto del perdono, sul concetto del non so, ma non so da non sai, ma devo ricercare. Allora dice, fine pena mai, noi facciamo pena se non apriamo le piste lunghe, noi, dice, fai pena, fine pena mai, è un concetto di giudizio nei confronti di Gesù, io non ci vado mai nelle galere, quando ci andrò ci penserò. Il problema è tutto legato lì, il tempo, cercare di entrare, ma non è una prevenzione per dire, lo faccio prima così mi metto, l'ho spiegato prima. Allora, la morte è sfortuna, e se fosse fine, la morte è fine, la finezza, una leggera finezza. È il cordoglio ombelicale, cioè c'è qualcosa che mi lega a quel morto, c'è qualcosa che mi lega. L'innato forse mi lega, legame, laccio, le catastrofi, dicono sfortuna, in una cosa bellissima Bauman ieri ha detto, l'ho sentita per radio, dice le catastrofi alle volte uniscono le persone, uniscono i ceti, apparentemente nel primo passaggio, o un cataclisma, un terremoto, tutti sono colpiti, poi giustamente lui raccontava chi ha assicurazioni, chi ha altre case, chi ne esce, chi... ma a me interessa un percorso precedente, importante, non lo voglio decidere io. Abbiamo detto prima, non so se l'abbiamo detto prima,
Ma ho detto prima, non ho detto quando, può essere anche che ha un convegno di 25 anni fa, l'abbia detto. Sfido chiunque, io poi ho anche tempo limitato, volevo solo dire, noi abbiamo scoperto attraverso la natura ci hanno fatto capire, ci abbiamo messo 50 anni, forse di più, abbiamo capito che se cade un albero in Amazzonia ci sono dei problemi qui. In più non sai, hanno detto, ah, ci sono degli alberi così lunghi? Non è così. Non funziona così. Io non voglio dire come funziona, io provo a raccontare che c'è un collegamento, prima ho parlato di fili, prima ho parlato di energia, prima ho parlato di corrente. È impossibile non pensare che nella strage di Livorno, quando è arrivato il treno dentro la casa di questi che non c'entravano niente, i famosi sfortunati, che hanno detto, noi cosa c'entriamo? Ma è giusto, togliendo molte C, molte I, molte U, molte S, però giusto, ma è giusto, certo. Ma qualcuno, quando sembra, ha cancellato da quelle tacchette di quei treni che non dovevano più andare in giro, ha cancellato dei numeri di serie per farli riandare in giro, non ha fatto un'azione politica, non ha fatto un'azione delinquenziale solo, non ha fatto un'azione antisociale, non ha fatto un'azione incivile, ha mosso un'energia, ha mandato un'onda che muove verso chiunque. È una frequenza, la radio la prendono tutti, si accendono. È una questione di... E uno dice, ma è un'interferenza, la sfortuna è un'interferenza. No, è, siamo costantemente collegati, non è possibile. Cosa c'entro? Sempre, tu c'entri sempre, fai parte, qui a posto forte, c'entri con Leonardo da Vinci, c'entri con Michelangelo. Il solo fatto che loro non ci siano più, tu possa vedere la Cappella Sistina, c'entri, non puoi, il dolore non accetto, non ha estrazione sociale, però oppure Bauman diceva ce l'hai, ma quello che a me interessa è un discorso interno, me la fate dire la parola anima per una volta, cosmo e cosmesi, cioè un ordine, l'universo, noi parliamo di città, di regioni, noi siamo qui a parlare di qui, siamo si parla di regioni, città, addirittura paesi, quartieri, la Bolognina. Qui c'è un tema cosmico, universale, non il quartiere, a casa mia. Sai che ieri ho sentito litigare, dice, qui c'è un problema di antenne, di l'extraterrestre, ma è lì da tanto, ma avrebbe una voglia di venire giù, ma dice, ma dove va? È la materica risposta reale allo spazio, addirittura lui non riesce. Allora, la vita è fortuna, la morte è sfortuna, e se si morisse in ordine alfabetico? Questa è la domanda che lui. Azzaroni è passato, adesso si è... Allora, senti. Io... Non è che uno debba essere migliore. È una questione di energia, lo ripeto fino alla stanchezza. Se non siamo capaci di accettare la fortuna diversa di altri, è un nostro problema. Io conosco Lockheed Syndrome, per intenderci, è non so se dirlo o non dirlo, perché lo volevo tenere per la serata che gli dedicavo. Insomma, io dedicherò una serata, darò un premio, la lesione d'onore. Io do la lesione d'onore a un uomo. Darò la lesione d'onore a un uomo che è un Lockheed Syndrome e è una persona come nel film Lo scafando della farfalla che è rimasta chiusa dentro nella sua vastità, ex ferroviere, speravo questa sera di poter avere qua con noi, ex ferroviere, e lui ha raccontato, diciamo così, il suo chiudersi e come nel film la persona vedeva da un occhio e sentiva, lui ha, come nella famosa barzelletta che insieme abbiamo detto quando abbiamo fatto un incontro a Bologna col pubblico, perché lui parla solo muovendo un ciglio e il mignolo su una lavagnetta,
che è traducibile dalle persone che lo conoscono, che conoscono questo sistema. Allora io ho raccontato proprio, siccome lui anche sordo da un orecchio, completamente cieco, io ho detto: te la ricordi la barzelletta? Odio le barzellette e odio raccontarle, odio anche un po' chi le racconta, quindi in questo momento sto anche provando una sensazione. Però allora uno dice: la vastità mi ha portato proprio a dire realmente, dice, ma guarda, lui dice, è come quello che va alla maternità e dice: signore, e lei il bambino glielo posso far vedere, perché non lo faccio vedere, guardi che non importa, lei è una persona forte, no? Insomma, gli porta un orecchio enorme e lui dice: figlio mio, dice, guardi, non urli, perché allora io ho raccontato a quest'uomo dentro, vero uomo dentro, non come incide, lui è dentro, proprio dentro, da solo è dentro, quindi lui pensa, però non si muove, non fa nulla, scritto lì. Lavorate di retorica come volete, lavorate di pietà, lavorate di solidarietà, fate quello che volete in questi 3 minuti di cui ci sei. Il tema però è questo qui. Uno dice: io non, quella sfortuna, io non sarei mai. Allora, se tu non sei mai capace, ok. Ma se l'altro, se io non dico chi deve e chi non deve, ma se l'altro racconta, ma perché noi non riusciamo a tradurre quello che l'altro vuole dire senza paura che lo si possa dire anche noi? Allora ci hanno insegnato due tipi di paura, no, un tipo di paura, la paura ricevuta, cioè, come dire, sappiate che la bellezza è una, il Dio è uno, la giustizia è una, quello è l'unicità, il corpo, il successo è uno, eccetera. Ci hanno dato, poi hanno detto: quando avrete paura di questo, sappiate che c'è paura, ma vi daremo la sicurezza di questo. Qual è la paura che riceviamo? Poi c'è la paura che abbiamo noi, quella io la terrei. Quella io la userei, quella io credo che la filosofia ci insegna a tenerla, ad averla, a poter temere. Ma temere non vuol dire non dare la possibilità a un'altra persona di essere non eccezionale, non un eroe. Gli eroi dobbiamo cambiare un sacco di facciamo un monumento ai caduti in disgrazia, che l'eroe, bisogno di eroi, lo sportivo, il cogliere meno medaglie, più petti nuovi con nuovi cuori dentro. Quindi il concetto non è un eroe. È una persona che sta su, ma sta su non come va, sto un po' su, è su.